Sì, buongiorno dottor Licata, anche oggi in collegamento con noi. Devo ringraziarlo molto da parte dell'Università della Terza Età di Pordenone per la sua disponibilità. Oggi ci parlerà della vista della patente di guida, un argomento che coinvolge tantissime persone. Ecco, quindi sarà un argomento di sicuro interesse che troverà veramente riscontro nel nostro pubblico. Ringrazio ancora e le cedo la parola. Grazie a voi, grazie a tutti, buongiorno, auguro buon anno a tutti voi, a chi ci segue e a chi peraltro per motivi più o meno diversi non ci può seguire. Ci siamo visti come ultimo appuntamento del 2020, un anno che ahimè ci ricorderemo, ok, ahimè, e adesso cominciamo un primo appuntamento in quello che sono i temi sanitari dell'Università della Terza Età. Come annunciato e ringrazio per quanto riguarda la vista e la patente di guida. Patente di guida che è pleonastico dirlo, sappiamo che è un bene fondamentale a cui dobbiamo tenere perché ci serve, perché la nostra società ci impone, ma per tenere questo tesoro ben fatto, tale da non creare problemi a nessuno, dobbiamo mantenere però una buona qualità della nostra civisione e dobbiamo mantenere molto bene, possibilmente al meglio c'è possibile, anche se il tempo poi fa anche il suo corso, per quanto riguarda la vista. Andiamo a vedere, proprio entriamo nel merito della vista. È importante fare le visite. Le visite oculistiche vanno fatte, disciplinate in maniera corretta, primo per la salvaguardia del nostro mezzo diottrico, quindi l'occhio, e poi anche per applicarlo per altri motivi, la patente e quant'altro. Teniamo presente una cosa molto importante, la piastrella genetica. La nostra genetica ci dà dei segnali nella familiarità, in quello che è stato il nostro corredo familiare per patologie. Quindi, se noi abbiamo delle patologie tali che necessitano di controlli perché la genetica ce lo impone, faccio un esempio: problemi al colon. Adesso parlo, io faccio molti volici pindarici. Mi scuso di questo, ma cerco di e spero di essere chiaro. Quindi problemi al colon, problemi alla visione come il glaucoma, la maculopatia, anche se c'è una familiarità diversa dal glaucoma, sono tutti dei segnali. Diabete, importantissimo. Sono tutte delle patologie che, se a carico della nostra familiarità, del nostro gentilizio, dobbiamo tenerle controllate, seguendo e avendo anche cura in quello che noi mangiamo. Diabete, ma anche per quanto riguarda l'occhio. Quindi, se abbiamo nella nostra piastrella corredo genetico questi tipi di patologie, dovremmo fare visite oculistiche o visite internistiche, diabetologiche e quant'altro frequenti proprio per mantenere il nostro stato migliore. Qual è la frequenza? La frequenza è data dal primo controllo. Si fa il primo controllo. Il medico c'è preposto, fa la visita e gestisce, come si chiama, il follow-up o il controllo nei 2 mesi, 3 mesi, un anno, anno e mezzo, a seconda della si situazione. Ecco che dopo la prima visita, che decidiamo ovviamente noi di farla, tenendo presente quanto vi ho detto prima, l'importante è seguire i controlli seguenti, come vi dirà il medico. È fondamentale questo per mantenere al meglio la nostra qualità visiva, fisica. Il fumo. In questo ambito mettiamo il fumo. Fumo, come vi ho detto già nell'ultimo controllo, nell'ultimo appuntamento, è un ossidante importante, per cui bisogna cercare di eliminarlo se possibile, ma se fumiamo da tempo, sapendo che la nicotina crea dipendenza, cercare almeno di eliminarlo, di ridurlo in maniera importante. Teniamo presente che io, quando sono un accanito fumatore, parliamo di 15-16 sigarette al giorno in su, ho 10-15 anni da quanto smetto per avere dei benefici, sempre che appunto questo non abbia creato problemi. Quindi il fumo, attenzione, è importante. Sarebbe meglio toglierlo,
oltre che come spesa, perché sono soldi che vanno in fumo, proprio anche perché ha questo tipo di peculiarità. Anche l'alimentazione. Vi ricordo quando vi ho detto all'ultima volta che siamo visti, noi, mi faccio sempre questo paragone, siamo come un motore a gasolio. Se io inietto, vado ad alimentare la mia automobile con un gasolio molto pulito, difficilmente quel motore si ingolfa. Ecco, questi sono i dati che noi abbiamo, siamo dei motori anche noi, per far sì che questa nostra situazione possa essere mantenuta nel miglior modo c'è possibile. Quindi un'alimentazione dove, io mi sgolo su questo, è molto importante, dove la carta d'identità di un prodotto è data dalla lista degli ingredienti. Gli ingredienti sono quelli che determinano la qualità del prodotto che noi assumiamo. Faccio proprio un volo pindarico su un prodotto che non è di prima necessità, ma tanto per dare e rendere forse al meglio una chiarezza in questo. Se io mi compro il salmone affumicato, se voi guardate nella lista degli ingredienti, molti salmoni hanno la parola fumo. Il fumo è un metodo di lavorazione, non è un ingrediente. Perché viene messo? Perché quel salmone affumicato che si prende in tranci, ok, viene siringato artificialmente e quindi, essendo un ingrediente e non più un metodo di lavorazione, viene inserito. Se voi state attenti su questo, proprio come spia, ve lo do, perché è una delle più eclatanti, anche se rispetto è un alimento non importante, ma ve lo dico come spia, voi andate a vedere anche il prezzo di vendita, cambia molto. Quello che non presenta la parola fumo nella lista degli ingredienti ha un prezzo quasi il doppio dell'altro. Ci sarà un motivo. Come ogni cosa, bisogna spendere il giusto e qualcosa di più per avere forse un qualcosa, ma io dico anche senza forse, di valido. Siamo noi che lo determiniamo attraverso la visualizzazione della lista degli ingredienti. Se io prendo un alimento con aroma, che è un aroma artificiale, non è che mi crea magari problemi, ma perché io devo andare a prendere la mandorla come se fosse un collirio preso da un armadio perché è chimico? Forse ho di meglio da assumere. Noi siamo importanti, siamo delle persone e ciò che introitiamo poi ce lo ritroviamo nel tempo. Lo stress, patologie nei più giovani danno una patologia oculare che si chiama corretinita sierosa centrale, che è una perdita di liquido di siero nell'occhio ed è legato ad uno stress. Lo stress non è solo lavorativo, ma lo stress è anche di dispiaceri, è un qualcosa di diverso. Quello è uno stress cenotevole che, se possibile, perché molte volte ciò che ci riserva la vita, ahimè, non possiamo prevederlo, è fattore di stress e può creare dei problemi all'occhio e non solo. In tutto questo, in quello che vi ho detto, vanno fatte le visite per prevenire. La parola prevenzione è importante. In Italia ancora, secondo me, si investe poco in tutti i sensi nella prevenzione, ma è quella che probabilmente e senza probabilmente ci permetterebbe di curare meno e forse anche di spendere meno soldini dopo. Però dobbiamo ancora migliorare tutti noi, anche chi lavora nella sanità in questo, e speriamo di farlo. Visite oculistiche e non solo internistiche, quant'altro, sono molto importanti per quanto vi ho detto. Parlando della vista, visto che è il mio campo, ho un po' esulato, ma io mi occupo anche di alimentazione da un 20-25 anni, da quando mi occupo di ipovisione, come vi ho detto, parliamo dei due ladri della vista che hanno poi un impatto anche verso non solo la qualità della vita, come vi ho detto l'ultima volta che siamo visti, ma anche verso la patente. Una è la maculopatia, il ladro rumoroso, perché? Perché ci si accorge di un qualcosa che non va. Il primo segnale è una linea che si distorge, ecco che è bene, riprendo quanto detto, occludere
un occhio alla volta e ogni tanto farsi un controllo anche a casa, si chiude un occhio, si guarda o un particolare di un, a casa, eccetera, e si capisce se qualcosa non va. Ovviamente, se porto gli occhiali, l'occlusione dell'occhio va fatta con gli occhiali indossati, perché sennò andiamo già a perdere una qualità della visione. Questo lo dico perché non lascia mai niente di scontato, ed è appunto un ladro rumoroso, perché ci si accorge che verso la maculopatia, di settimana in settimana, di mese in mese, le cose cambiano. Poi se uno va a vedere internet, meglio di no, su queste cose, si mette le mani nei capelli, perché dice, caspita, è la prima causa di cecità. Non allarmiamoci, l'importante è, a un primo segnale, andare a eseguire una visita oculistica e prendere i dovuti provvedimenti. C'è un test che eventualmente avrò cura quando la settimana prossima di portarlo in, così magari se viene distribuito in università, c'è un test di autodiagnosi verso questa cefalopatia, quindi possiamo farcelo tranquillamente a casa, è semplicissimo, e con il mouse vi indico, penso che si veda qual è questo test. Si chiama test di Amsler, è un reticolo con un punto nero centrale che va a rappresentare i 10 gradi del campo visivo, quindi tutta l'area maculare e paracemaculare. Come si fa? Si deve chiudere un occhio alla volta, non con una mano, meglio metterci una bendina, un cerotto, indossare chi li porta gli occhiali per vicino, e con un occhio alla volta bisogna fissare il punto nero in modo tale da avere la visione con l'occhio fissante sul punto nero, quindi non che guardi in giro, questo tipo di visione che vedete. Quindi quadratini serrati, belli compatti, nessuna deformazione, nessuna macchia nera, nessuna distorsione dell'immagine. L'esame qui rappresentato a sinistra è un esame normale. Se invece abbiamo una situazione diversa, tipo queste qua che vi ho portato sulla parte destra, o una situazione dove abbiamo i quadratini ben uniti, però vediamo una macchia nera fissa, un qualcosa che va disegnata, e tutto ciò che si vede di abnorme in questo va disegnato, allora con questo mezzo si va, se è la prima volta che succede, dall'oculista, si prende una visita e si porta questo mezzo in più per dire ho questo disturbo, anamnesi, lo diciamo a voce, ma poi si fa vedere con una rappresentazione grafica com'è il disturbo. Questo è un test che va a vedere, ci tengo a sottolinearlo, la visione centrale. Se io ho problemi di campo visivo, questo non si fa, ed è indicato per la prevenzione e la valutazione di una possibile maculopatia. Lo si fa anche come controllo quando io sono seguito per la maculopatia. Quindi viene dato anche da noi in ospedale dagli oculisti a casa per monitorare l'evolvere di una patologia maculopatica già accertata. L'altro ladro della vista silenzioso, perché non ci si accorge, come vi ho detto, non dà segnali. Uno può avere la pressione dell'occhio alta e non sente nulla, non ha nessun tipo di problema, è il glaucoma. Se non che ha danno quasi totale, come si vede sulla parte destra, questo è un paziente che ha già un occhio compromesso, è uno che si sta compromettendo sul lato sinistro, ok? In questo caso ci si accorge quando si chiude un occhio e si vede com'è, vedo tutto nero o parzialmente nero, qualcosa che non va, come avesse messo un muro nero su un occhio, e dice cos'è questa cosa qua? Caspita, vado a farmi una visita e scopriamo che abbiamo il glaucoma. Questo, a questo tipo di situazione si può ovviare se, ripeto, teniamo presente due cose. Primo, la familiarità. La familiarità è importante. Se io ho a casa, anche nelle generazioni precedenti, perché come voi sapete ci sono i salti generazionali, familiari che hanno avuto il glaucoma, o se non sappiamo, perché due generazioni fa, chi lo sa, se sono morti o hanno avuto problemi di cecità, non, e non si sa il perché, non si deve escludere
anche il glaucoma, perché tra tutti è un ladro silenzioso e lo si può scoprire solamente facendo una visita oculistica, monitorando la pressione dell'occhio dall'oculista e valutando com'è il nervo ottico con il fondo oculare. Quindi in questo caso ecco perché la prevenzione verso tutto, come in tutti i campi, è fondamentale. E questa è una buona causa di cecità periferica. Salta il campo visivo, rimane la parte centrale, se non trattata poi sparisce anche quello. Ed è un ladro silenzioso, non si sente nulla, non si ha alcun disturbo. Un altro tipo di problema è la patologia ereditaria, anche qui c'è la familiarità, che è la retinite pigmentosa, che dà un esito finale, come vedete sotto, di totalmente abolizione del campo visivo con risparmio solo centrale, ma poi l'evoluzione di questo sarà anche per un'abolizione di questa zona centrale, perché insorge una patologia che si chiama edema macemaculare e quindi questi pazienti in linea di massima vanno incontro a cecità totale. E anche questa è una patologia ereditaria, per cui vale quello che vi ho detto prima. Le implicazioni di mantenere un buono status generale e della visione sulla patente sono importanti. Abbiamo delle implicazioni sociali. Quando noi portiamo e conduciamo un mezzo, non è facile, perché voi pensate, nel condurre una macchina o qualsiasi tipo di mezzo, chi più chi meno, dobbiamo valutare come vediamo, i riflessi, la gestione psicologica, la gestione psichica, cioè c'è un mondo enorme che ci viene, ci è proposto, non è solo l'occhio, io vedo l'occhio, cioè sono una persona messa al volante e la gestione dal punto di vista psicologica, neurologica, visiva e praticamente di come mi pongo verso il mezzo è importante. Come vedete è molto complesso e quindi abbiamo una responsabilità civile, per primo, una responsabilità penale. Voi sapete che adesso è stato introdotto, a mio giudizio, correttamente il termine di omicidio stradale, con una prognosi. Se noi facciamo male a qualcuno, anche senza praticamente dare implicazioni di esito gravi, dopo 20 giorni di prognosi scatta l'indagine per responsabilità penale. Attenzione, quindi sappiatelo, ecco che bisogna stare attenti quando non si hanno perfettamente le condizioni visive, ma poi ve lo dico dopo, di comunicare alla motorizzazione che qualcosa è cambiato. Ma questo lo andrò a implementare dopo. L'infortunistica privata. Se noi omettiamo una situazione che è divenuta, io vado a rinnovare la patente e ho una situazione corretta, dopo 2 anni, quindi ce l'ho ancora in corso di validità, le cose cambiano e io ometto di dirlo alla motorizzazione e continuo ad andare avanti, tanto dico, tanto vedo lo stesso. Se abbiamo un qualcosa e creiamo un danno a qualcuno, la prima cosa è l'assicurazione non ci rifonde, perché vanno a vedere tutto, vanno a controllare ogni giorno, vanno a controllare tutto, se il paziente ha fatto visite, se la situazione rispetto alla visita per il conseguimento o il rinnovo della patente è praticamente mantenuta, ma se qualcosa è cambiato tale che legalmente non ho più le condizioni per poter guidare, non solo, l'assicurazione non vi paga, quindi si rischia anche di mangiarsi, come si dice in termine tecnico, termine volgare, la casa, ma poi induciamo anche una responsabilità penale. Quindi attenzione, dire e manifestare un qualcosa che è cambiato di importante dopo aver avuto un conseguimento della patente, perché stavo bene come salute e le cose andavano bene, è fondamentale, perché siamo primi noi a gestirci e a capire che un qualcosa non va. Quindi siamo noi che, come obbligo civico, dobbiamo questo, prima ancora del medico, prima ancora di noi, perché noi non possiamo sapere, a meno che non ci sia un controllo, se le cose sono cambiate. In prima persona siete voi che lo sapete. E se anche lo veniamo a sapere e facciamo una visita dicendovi non siete più in grado di guidare perché mancano i requisiti, non siamo comunque dei poliziotti, non possiamo comunicarlo. Va sempre detto al paziente, fate la comunicazione. Quindi vedete che anche in questo caso è sempre la persona che deve comunicarlo.
infortuni sul lavoro, malattie professionali valgono, e qui le cito così, non ci servono per chi lavora con la patente da un punto di vista, è proprio il suo lavoro, quindi camionisti, tram, eccetera, non entro nel merito, non ci interessa, noi stiamo sulla patente ordinaria nostra. Se ho un'invalidità pensionale e pensionabile causa di servizio, ma ho dei requisiti validi, chiaramente uno la patente la può avere, qui ci saranno le commissioni che interverranno, perché in caso di invalidità sono le commissioni che valuteranno di caso in caso, e così se ho l'invalidità civile. La conduzione di un mezzo richiede avere, come vi ho detto prima, io faccio molti voli pendolari, ma poi riprendo, richiede abilità percettivo-visive, uditive, coordinamento percettivo-motorio e pianificazione spazio-tempo. Vedete cosa vedete? È complesso, abbiamo tutta una serie di situazioni di qualità che dobbiamo avere per portare un mezzo, anche se circoliamo a velocità moderata. Non è perché io... vale questo perché solo se circola ad alta velocità o una buona velocità. Certo, in quel momento ho bisogno di un minor tempo per agire. Mentre se vado piano, il tempo sarà più dilatato, ma non ce n'ho sempre tanto. Quindi le capacità ci devono essere. Le prestazioni sono quindi il risultato di capacità fisiche, visive, uditive, motorie, cognitive, percezione, valutazione, decisione, precisione. Faccio uno sbaglio, non sono preciso, devo decidere come cercare di porre un rimedio a quell'errore che ho fatto. E quando guidiamo qualche errore ce lo facciamo, l'importante è farne meno possibile per evitare brutti problemi. Compromissione della guida sicura, quali sono le cause? Sono le patologie oculari, come vi ho detto prima, le patologie neurologiche, le patologie cardiocerebrovascolari, le patologie endocrinologiche, e qui cito soprattutto il diabete, l'assunzione di alcol e droghe, perché chiaramente lo si vede spesso, fanno l'alcol test e ci sono persone che guidano questo, quindi questo si può, l'ultimo si può evitare a monte, perché se una persona è corretta, eccetera, sa di non dover assumere, diciamo, nessun tipo di alcol prima di guidare, o perlomeno se forse un qualcosa si può, perché i limiti ci sono, ma io consiglio sempre, non sapendo, perché i limiti e le risposte verso i limiti dipendono da persona a persona. Faccio un esempio: se io non sono avvezzo ad assumere alcol, mi basta poco per andare oltre, perché l'enzima che degrada l'alcol non è allenato. Se io invece sono uno che a casa bevucchia un po', forse quel limite legale lo riesco a tenere basso, perché l'enzima è allenato. Ma, e qui lo dico, è buona norma sempre per mantenere lo stato di tutte quelle grosse particolarità che abbiamo visto prima, sempre, secondo me, non assumere nulla se ci mettiamo alla macchina. Siamo sicuri, perché prima di andare verso i limiti legali siamo delle persone, e quindi secondo me anche quel bicchierino possiamo evitarlo se ci prendiamo la responsabilità di guidare. La patente di guida, faccio un piccolo volo pindarico. Io ho messo due patenti, che qui è girata una, quella vecchia di tela, che anch'io ancora ho in stato di esecuzione, e quella praticamente nuova. Vi dico una piccola cosa che esula, ma ve lo voglio dire. La patente di guida nuova, quella vecchia, sicuramente veniva colta come documento di identità, perché era emessa dalla prefettura. Quella nuova non è emessa dalla prefettura, ma è comunque un documento utile di identità. Questo ve lo dico perché... perché ci sono degli organi, degli uffici, che quando uno presenta la patente nuova non la accolgono, dicono no, voglio un documento di identità, perché per me non è un documento di identità in quanto non è più rilasciata dalla prefettura. Voi sapete che la patente nuova è rilasciata dalla motorizzazione, ok, MCTC, motorizzazione civile, trasporto civili,
oppure da Luco, che è un ufficio competente di emissione della patente. In realtà la patente di guida nuova è da considerarsi come documento di identità a tutti gli effetti, perché ha la fotografia. Quando c'è una fotografia, quando ci sono i dati nostri, non è importante se è la prefettura o non la prefettura che lo lascia, perché comunque per avere una patente di guida vengono dati dei documenti per farla, tali che attestano chi noi siamo. In più c'è una fotografia, e quando c'è una fotografia sono tutti validi come documenti di identità, anche i tesserini di abbonamento ferroviario. Questo ve lo dico, scusate la digressione, ma è un completamento a quello che praticamente introduciamo. Nel conseguimento o nel rinnovo della patente di guida, se io non ho patologie, non ho problemi e una buona civisione, vale l'iter classico. Che significa? Si va, quando bisogna rinnovarla o conseguirla, si va dall'ufficiale sanitario, dell'ufficiale sanitario, si compila, si fa la visita, si paga tutto e quanto, e si fa, c'è l'esame con lui della visione e quant'altro, e se la patente viene rilasciata. Oppure si va dalla scuola guida per quanto riguarda il rinnovo della patente, e si fa la classica visita che viene fatta senza problemi. Quindi se io non ho patologia a carico e ho una buona visione, l'iter è corretto. Non c'è nessuna commissione, non c'è nessun esame che è chiesto, salvo diversa valutazione in sede di visita. Ma se poi io ho delle patologie, andiamo a vedere dopo. Quali sono i gruppi delle patenti? Quello che ci interessa da prima sono due, che non è il gruppo 2, questo ve lo cito solamente, è il gruppo 1, che sono i conducenti di veicoli delle categorie A, B, B più E, e sotto categorie, perché il gruppo 2 vale per i camionisti, tram e corriere, e a noi non interessa, io non lo vado a toccare. Farò solo una breve citazione per far vedere due cose dopo, ma lasciamo stare, per non fare confusione. Quindi il gruppo 1 è quello che interessa chi ha due occhi funzionanti, quindi conducenti di veicoli A, B. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto recita: rilascio la conferma di validità della patente di guida riguarda soggetti con patologie a carico dell'apparato visivo, diabetici e epilettici. E qui entriamo in quello che vi voglio dire. Se non abbiamo problemi, l'iter ve l'ho detto, di rinnovo. Se invece abbiamo problemi di apparato visivo, diabete, epilettici, scattano, bisogna fare una visita oculistica con il fondo oculare per quanto riguarda la valutazione della visione centrale e del fondo, e se ho queste due categorie specialmente, perché per l'epilettico le cose cambiano, apparato visivo e diabetico, se nell'apparato visivo ho delle patologie che vanno a compromettere il campo visivo, quindi glaucoma, problemi a carico del campo visivo, devo fare anche il campo visivo. Quindi alla commissione medica io devo portare la visita oculistica, che ha una valenza di 3 mesi dal momento in cui io la faccio, però in Friuli il tempo ho scoperto è dilatato, quindi sono 6 mesi. Normalmente in tutte le regioni è 3 mesi, ma in Friuli ho visto da quando ci lavoro che sono 6 mesi, e il campo visivo che va abbinato, se l'apparato visivo ha patologie periferiche, quindi glaucoma, problemi al nervo ottico, e va abbinato sempre invece nel diabetico, perché il diabetico, come vi ho detto l'altra volta, se vi ricordate, che faccia il laser o che non abbia fatto il laser, in quanto la patologia diabetica, se non ha fatto il laser, può dare dei restringimenti al campo visivo, e se il laser l'ho fatto, il laser fa bene da una parte, e ripeto, bisogna farlo, ma mi dà dei restringimenti al campo visivo, assieme alla visita oculistica di queste due patologie va sempre abbinato il campo visivo. Nel diabetico sempre, perché la patologia diabetica vi dà quello che vi ho detto. Per quanto riguarda l'apparato visivo, dipende se ho una patologia non solo
maculare, ma o anche altro a carico del nervo ottico. Per quanto riguarda l'epilettico, invece, viene fatta una valutazione diretta dalla commissione diretta, perché l'epilettico, per andare avere il rinnovo della patente, non deve avere più problemi di crisi epilettiche e non deve più assumere farmaci per almeno 4 o 5 anni. Quindi la valutazione della commissione deve essere fatta per poterlo dare. Quindi la crisi epilettica è particolare. Se io non ho più per tanto tempo crisi, posso riavere la patente sempre nei termini in cui la commissione lo dice. Quindi l'epilettico è un caso a parte. Per quanto riguarda la documentazione da portare, abbiamo detto apparato visivo, visita oculistica, più campo visivo se ho problemi al nervo ottico, diabetico, sempre anche il campo visivo. Il campo visivo si può fare, e il campo visivo viene accettato in due metodi: l'esterna binoculare o monoculare se ho un occhio solo, oppure alcune commissioni, purtroppo l'ultimo, che è il campo visivo manuale, lo accettano forse una sola. Perché? Perché essendo fatto da un operatore ed è un manuale, magari si pensa qualcosa che non si deve pensare, mentre il primo lo fa una macchina. Ma per quanto riguarda la vostra conoscenza, sappiate che se un paziente ha dei problemi nel fare un campo visivo strettamente col computer e lo si vuole aiutare, perché lo si vuole aiutare? Perché ho le mani che non riescono a cacciare il campanello, perché magari ho un'artrite deformante e non riesco ad avere buona manualità in quel campanello, che è l'unico mezzo per poter fare il campo visivo con il metodo col computer, quindi esterna, si può fare anche, ed è la legge, lo dice, quello manuale, quando io ho un paziente che con le articolarità e con le alte articolazioni non ha una buona confidenza per patologie o per quant'altro, o anche perché magari da un punto di vista dell'agitazione, dell'emozionalità, mi trovo ad avere una situazione particolare. Però ripeto, va fatto sempre quello col computer. In casi speciali può essere questo chiesto, che è validato dalla legge. I campi visivi, gli strumenti sono questi. Questo è quello classico che tutti quanti voi, se avete fatto almeno una volta il campo visivo, l'avete visto sulla destra, che è quello elettronico, e questo è manuale. Ci sono degli altri requisiti, però. Mentre i primi due sono, per quanto detto, fondamentali e non si transige più, voi una volta vi ricordate che veniva scritto campo visivo sufficiente e non si faceva. Adesso no. Quando c'è una patologia periferica, il campo visivo deve essere fatto. Ci sono, la legge ha dato altri requisiti, però questi requisiti e gli esami vengono fatti solamente quando vengono richieste da parte di chi vi fa la visita. Perché se io conosco il paziente XY o XX che ha una visione crepuscolare sufficiente, una sensibilità al contrasto sufficiente e un tempo di adattamento al buio o abbagliamento sufficiente, la legge non impone di fare gli esami. Io lo posso, come medico o personale e accertatore, lo posso scrivere, perché la legge non impone di fare gli esami, come per il campo visivo la legge lo impone. Lì, anche se io vi conosco e dico campo visivo ce l'avete posto, no, ve lo devo far fare. Qui invece no, questo lo si può far fare, e qui è a giudizio di chi fa la visita o della commissione se lo richiede, oppure si può scrivere come una volta sufficiente, sufficiente, e no, e non si fanno. Quali sono questi esami, questi altri requisiti, che sono degli esami poi? La visione crepuscolare sufficiente, lo andiamo a vedere cosa sono, idoneo a tempo di recupero dopo abbagliamento, idonea sensibilità al contrasto. Se gli ultimi due requisiti fossero insufficienti, la commissione medica può autorizzare la guida solo alla luce diurna. Questo esiste. Voi sapete che però non è un dogma, lì dipende, perché la commissione medica ha un compito, quello di decidere, in caso non siano proprio precisi o i requisiti non siano proprio perfetti, ha un potere, si chiama descrizionale, per poter applicare una patente ridotta. Però, ripeto, non è una legge, è un qualcosa in più, una responsabilità in più che la commissione si prende, però è da sapere, può succedere anche questo. E io ne ho visti che sono successi.
Sensibilità al contrasto, che cos'è? È la capacità di leggere caratteri con minore contrasto rispetto allo sfondo. 69% viene richiesto per le categorie del gruppo 1, quindi delle patenti che quasi tutti noi abbiamo, normali, e il 6% per i camionisti. Che cos'è questa cosa? Quando noi facciamo una visita oculistica, abbiamo un contrasto al 100%. Perché? Il fondo è bianco e la lettera risalta molto dallo sfondo. Quindi un contrasto al 100% è zero. Significa non avere contrasto. Man mano che facciamo questo esame, si fa scendere il carattere, è un test che si chiama Pelli-Robson, scendere, si fa diminuisce l'intensità del carattere mantenendo lo sfondo sempre uguale, medesimo, fino a che il carattere non si fonde con lo sfondo. Questa capacità di vedere sempre la lettera rappresentata sulla nostra tavola di lettura classica delle visite oculistiche, fino a quando va a confondersi con lo sfondo, dà una percentuale. 6%, quindi è molto molto vicino al bianco, 69% invece è già distinguibile, come voi vedete, che tra i due tipi di guida c'è differenza, perché una è per lavoro un camion, un autoarticolato, un tram, un autobus, implica veramente una performance visiva e non solo molto più approfondita. Per la guida è sufficiente, 69%. Quindi rendere quel carattere diminuendo l'intensità visibile man mano che ci si avvicina allo sfondo. Abbagliamento. Se voi siete andati a fare recentemente delle visite per la patente, qualcuno può avervi fatto questa prova con il cellulare, vi ha puntato, perché fanno così, noi abbiamo uno strumento, ma col cellulare vi puntano una luce nell'occhio. Ok, bisogna praticamente, dopo essere abbagliati per 60 secondi, distinguere un decimo di vista. Quindi un decimo di vista deve essere visto in 60, quindi viene abbagliato per un minuto il paziente. Poi si toglie l'abbagliamento e entro un minuto quel paziente deve distinguere un decimo. Per il gruppo 1, quindi viene proposto un decimo, quindi come scala, e deve essere letto, mentre deve essere letti i due decimi entro i 60 secondi per i camionisti. Mi fermo un attimo, vi faccio una digressione. Cosa vuol dire avere una vista di un decimo, due decimi, tre decimi, cinque decimi, sei decimi? Se voi vedete, è una frazione. 10 decimi, un decimo, una frazione. Al denominatore è sempre 10, che vuol dire 10 metri. In quell'ambulatorio che noi facciamo una visita, non siamo a 10 metri, siamo a 3 metri, a 4 metri, ma è come se fossimo a 10, perché la tavola e noi siamo come vengono organizzati e vengono tarati come se noi fossimo a 10 metri. Vedere un decimo di vista significa quelle cose che io devo vedere a 10 metri, denominatore, le vedo a un metro. Questo vuol dire avere un decimo di vista. Quelle cose che io vedo a 10 decimi vuol dire che quelle cose che io vedo a 10 metri, denominatore, le vedo veramente a 10 metri, perché al numeratore è 10. Quindi il numeratore va a stabilire quanta performance di vista io ho, da non confondere con le diottrie, che invece è un indicatore di difetto, serve a misurare le lenti che ci portano ad avere una buona cievisione. Quando io vedo, o quando mi manca, io dico quanto mi manca, vedo due decimi e mi mancano due diottrie. Sono due concetti diversi. Chiudo la parentesi, ma anche per completare al meglio cosa vuol dire decimi e diottrie. Il tempo di recupero dopo l'abbagliamento è il tempo necessario, questo è un altro, quindi abbagliamento, quanto io vedo. Tempo di recupero dopo l'abbagliamento, tempo necessario a recuperare una visione sufficiente dopo essere stati abbagliati. È quello che ve l'ho detto prima. Visione crepuscolare, capacità di vedere in condizioni di scarsa luminosità. Un decimo per categorie gruppo 1 e due decimi per categorie gruppo 2. Quindi questo strumento va a simulare la visione crepuscolare, tipo vicino al tramonto, e vediamo qual è il paziente.
come il paziente si comporta e quanto riesce a vedere. Deve vedere almeno un decimo per le categorie di gruppo 1 e due decimi di gruppo 2. Quindi vedete che poi non sono grosse richieste, grossi impegni, perché un decimo è un carattere già grande, però questa è la legge e questo è importante. Lo strumento è questo, che viene usato per fare questi test, ma ripeto, si può usare, e molte volte nelle scuole guida le usano, il classico abbagliamento o con il telefono per fare delle cose molto simili. L'importante è che chi fa accerti in maniera corretta, ma lo fanno tutto questo. Questo è facoltativo, ripeto, crepuscolo, abbagliamento, quello che vi ho detto è facoltativo. Lo possono fare come scriverlo. La legge non impone ancora avere questi esami. Qual è la normativa affinché la patente sia definita binoculare, quindi con entrambi gli occhi, oppure monoculare con un occhio solo? Se io ho due occhi che funzionano, devo avere almeno 7 decimi tra i due occhi, quindi la somma della vista tra i due occhi deve essere 7, però l'occhio peggiore non deve vedere meno di 2. Che vuol dire questo? Se io ho 7 decimi in un occhio e ho 1 decimo nell'altro occhio, non viene considerata patente binocola, quindi due occhi, perché l'occhio peggiore vede meno di 2. Quindi l'occhio peggiore deve avere una vista minima di 2 decimi, anche corretta con gli occhiali. Volo pindarico. Non troppo pindarico. La patente viene definita con obbligo di lenti e senza lenti quando? Allora, in genere cosa faccio? Vado a fare una visita e non metto gli occhiali. Se al naturale io raggiungo i 7 decimi, come vi ho detto, quindi l'occhio peggiore non deve vedere meno di 2, quindi 5 e 2 va bene, 4 e 3 va bene, e in su, ok, io avrò la patente senza l'obbligo di lenti, perché raggiungo come vista l'acuità visiva corretta per legge. Se invece io non la raggiungo al naturale, allora dico un attimo, però io metto gli occhiali. Metto gli occhiali e se raggiungo il valore legale con gli occhiali, ecco che avrò la patente con l'obbligo di lenti. Ecco come si stabilisce. Se io raggiungo, anche se io poi guiderò con l'occhiale, se però riesco a raggiungere i 7 decimi senza occhiali, vi viene data la patente senza obbligo di legge. Se questo non è possibile, ci sarà l'obbligo degli occhiali con tutte le situazioni che comportano, cioè chiaramente indossarli, e se io indosso le lenti a contatto devo avere sempre in borsetta, se sono una donna, o con me se sono un uomo, gli occhiali di scorta, perché se uno ha un problema, entra un moscerino, deve togliere una lente a contatto, deve avere un occhiale per guidare. Ma al di là di questo, se vi fermano, magari la polizia non lo sa e non lo fa, ma ve lo dico io, se vi fermano la polizia dovrebbe controllare che abbiate con voi l'occhiale per come mezzo di emergenza in caso dovete distogliere o dismettere la lente a contatto. Questo è il dato dell'acuità visiva centrale. Il campo visivo, quando vi viene chiesto, per le persone che vedono con entrambi gli occhi, deve avere, poi ve lo faccio vedere bene le rappresentazioni dopo, 120 gradi in orizzontale, minimo 50 a destra e minimo 50 a sinistra, non difetto nei 20 gradi centrali e 20 gradi di campo visivo in alto o in basso. E dopo andiamo a vedere il maggior approfondimento di questo. La seconda, la normativa prevede per queste persone binoculari, però io sono una persona che guarda e vede con un occhio solo, classica protesi, oppure quella persona che non ha la protesi ma l'occhio, ma che vede meno di 2 decimi. Quando io ho un occhio che vede meno di 2 decimi, un occhio che vede quindi mettiamo 1 decimo, sono considerato per legge monocolo. Perché?
pur vedendo quell'occhio, ma la legge, quindi è legge, questa non è solo, non è pratica, la legge dice che quel paziente sta guidando con un occhio solo, perché è troppa la differenza di visione tra un occhio e un altro. E allora in quel momento abbiamo un paziente che guida con un occhio solo, oppure se ha la protesi va bene. In quel caso il campo visivo è molto più importante, viene richiesto più campo visivo rispetto al binocolo, quindi sempre vedete 120 gradi orizzontali, ma anziché 50 a destra o 50 a sinistra, ne si chiede 60 a destra e a sinistra, anziché non difetti nei 20 gradi centrali, ne si chiede nei 30 gradi centrali, e un campo visivo in alto e in basso di 20 gradi, gli si chiede invece 30 gradi in alto e 35 in basso. Quindi vedete che il campo visivo di un paziente monocolo deve soddisfare dei requisiti maggiori a chi ne ha due, a mio avviso giustamente. Questo è quello che vi ho detto prima, e quindi andiamo a vedere, visione crepuscolare sufficiente, vedete contrasto idoneo, idoneo. Questo è quello che viene scritto, su richiesta esami, oppure in fiducia se il medico vi conosce. La legge stabilisce come obbligatorietà, io scusate se ripeto molto, ma mi piace ripetere le cose, la visita oculista che determini l'acuità visiva con il fondo, pressione e tutto quanto, ma l'acuità visiva è importantissima, e il campo visivo. Queste due cose sono fondamentali per legge da chiedere. Il gruppo 2 sono i camionisti, io sorvolerei, la slide l'andate a vedere, perché diciamo, penso che chi oggi mi sta sentendo non interessi questo, quindi focalizziamoci sull'interesse. I monocoli, questo ripeto, come vi ho detto, 8 decimi, eccetera, ma devono essere monocoli da almeno 6 mesi, perché si devono abituare a questo stato. A chi mi riferisco? Se io nasco perché da piccolino ho avuto un incidente, ho perso un occhio, poi non c'è problema. Ma se io divento monocolo, faccio un esempio, io vedo bene con entrambi gli occhi, ho un problema circolatorio all'occhio, una trombosi, un'occlusione, un qualcosa, faccio questo esempio, e perdo un occhio. L'occhio non recupera più, ok? Non recupera più dal punto di vista legale, quindi non è che non vedo niente, posso vedere anche un decimo, ma non raggiungo i due. Quindi, per avere il cambio di patente, in questo caso da binocolo a monocolo, devo essere nella nuova situazione di visione con un occhio solo, da almeno 6 mesi, perché se no la patente viene fermata, si aspettano i mesi corretti per raggiungere la quota di 6 affinché vi possa essere data la patente. Questo perché? Perché se io vedo con due occhi o vedo con uno, la persona, è un modo diverso di vedere, la persona si deve abituare, e la legge dice che questa abitudine viene data in 6 mesi. Ecco, in caso di mancanza dei requisiti, i legali della bibliografia diventano monocolo, ve l'ho detto. Questo è il campo visivo binoculare di Esterman, che ha un totale di 120 punti. Entro i 30 gradi, penso che col mouse si veda, ci sono 58 punti, quindi il 48% dei punti del campo visivo. Nei fuori dai 30 ai 60 gradi ne abbiamo 58 di punti, pari al 51% degli stimoli da proporre, e dai 60 agli 80 gradi ne abbiamo 16, 8 a destra e 8 a sinistra. Il campo visivo sfrutta una mira classica ed ha una strategia con un livello unico di luminanza di 10 decibel, quindi è molto forte. E va a vedere solo, è un campo visivo di screening, è molto semplice, se uno vede o non vede, quindi con mire molto grossolane. Quindi anche qui vedete la richiesta per avere un campo visivo che non funziona, vuol dire che già la legge dice, non è che non è molto particolareggiata, va a vedere le cose minime, va a vedere le cose essenziali, se io proprio non vedo o se vedo, quindi anche qui vedete, però chiaramente se io ho a questo esame non vedo, ho dei punti neri, sappiamo che il paziente ha veramente grossi problemi, ed ecco che perché non viene messo in strada. Quindi qui vedete che la legge non va a tastare il pelo dell'uovo, va a vedere veramente se uno non è proprio in condizione. Ecco perché abbiamo un obbligo verso già questo di veramente dare risonanza per non mettersi in strada e non avere
poi problemi di, io su questo mi sgolo di avvisare quando le cose non vanno. Chi? La motorizzazione, non certo noi. Poi da noi si viene a fare, c'è la visita. Il campo visivo di Goleman, ve l'ho detto, viene suggerito di utilizzare la minocolarità e va bene, quindi abbiamo un tecnicismo che sorvolo con le mire che servono a noi. Se uno vede doppio, non si può, la patente viene sospesa fino a che non si risolve la visione doppia, o il paziente non vede più di suo, oppure non, dopo in genere avviene 8-9 mesi, un anno, il paziente continua a vedere doppio, ma si mettono una correzione prismatica sull'occhio e dimostra di non vedere più doppio. Si fa un esame a destra per valutare la percentuale di diplopia. Questo è un esame che non viene richiesto dalle commissioni, ma io ce lo faccio per valutare come situazione verso il paziente e confidarmi con lui com'è la gravità della diplopia, ed è anche questo un campo visivo con una mira che si sposta e si va a vedere fino a che punto il paziente non vede doppio e quando vede doppio. Ve l'ho citato per sapere che esiste, ma ripeto, non è legale, questa è una cosa c'è nostra che io faccio in certi casi, proprio per stabilire la gravità e far capire al paziente, attento, forse è meglio che aspetti, e via, eccetera. Descrizione del campo visivo. Andiamo a vedere tutti questi parametri importanti. Cosa vuol dire avere 120 punti orizzontali? Eccoli qua, ve li ho segnati con la linea. Quindi, per avere un campo visivo idoneo, bisogna avere questa visione qua. Su quest'asse, 120 punti, ma non solo qui, su quest'asse, cioè tutta l'orizzontalità. Quindi se io ho un campo visivo che qua non vedo, come vedete qua, e qua non vedo, ma vedo da qua a qua, è praticamente sufficiente. Questo va bene, quindi non meno. 120 punti orizzontali, sommando la destra e la sinistra. Però della destra e sinistra devo avere almeno 50 gradi a sinistra e 50 a destra. Che cosa vuol dire? Che se io ho 120 punti orizzontali e ne ho 80 a destra e 40 a sinistra, è vero che la somma fa 120 punti, ma io da un lato non ho i 50 che la legge mi impone, ne ho 40. Quindi in quel caso non ho un campo visivo che soddisfa questo parametro, per cui non va bene, viene il paziente o la persona fermata e viene invitato a rifarlo in un secondo momento quando le cose ci migliorano. Quindi 120 orizzontali totali, 50 minimo a sinistra e 50 a destra. Ok? Quindi non di meno. Il di più va bene, ma non di meno. In alto, questo è importante, perché molte volte, parlo agli addetti ai lavori, non a voi, ma noi addetti ai lavori, molte volte calcoliamo 20 gradi qua e 20 gradi sulle ascisse. Qua, anche se è buio, ci va bene. No? L'alto è tutto il quadrante, sia dell'orizzontale che dell'alto, va preso tutto il quadrante, quindi devono esserci 20 gradi qua, 20 gradi qua, 20 gradi qua, su tutto il quadrante di tutti i quattro quadranti. Il campo visivo come definizione, valutazione di un punto fisso centrale al fine di dare la massima estensione, è diviso in due metà e quattro quadranti, quindi nei quadranti io in alto devo averlo qua su tutta l'estensione del quadrante, 20 gradi. Quindi non so, se io qua li ho sulle ascisse, ma non li ho poi leggermente spostati da sinistra, non va bene, il campo visivo che non è idoneo. Così in basso, e questi sono i 20 gradi, non avere un difetto nei 20 gradi centrali per il paziente che usa entrambi gli occhi o binocolo. Per i monocoli invece abbiamo detto che abbiamo sempre 120 gradi orizzontali, ma dobbiamo avere 60 a sinistra e 60 a destra come minimo. Quindi qua viene chiesto tutto. In alto abbiamo detto 25 gradi in alto, quindi in alto su tutto il quadrante, e in basso qui 35. Voi vedete che tra l'alto e in basso, il basso viene chiesto di più, perché come vi ho detto l'altra volta, se vi ricordate che vi ho spiegato un pochino il campo visivo nella deambulazione, il campo visivo in basso è quello più importante. Ripeto, facciamo un gradino, scendiamo le scale, usiamo il campo visivo in basso, è più importante di quello in alto. Ecco perché
viene chiesto di più. E non difetti nei 30 gradi centrali, questo assolutamente sì. Quando io faccio, prima di tornare qui, quando io faccio l'esame al paziente monocolo, se l'occhio vede, ovviamente devo bendarglielo, perché se no, chiaramente dà influenza e non riesce a fare un esame che è diverso dal campo visivo binoculare, perché ha la valutazione di una zona cieca che è dove si inserisce il nervo ottico, mentre in binoculare questo non c'è. Ecco che se io ho la protesi non serve, ma se no va bendato. Questo ve lo dico perché molti pazienti mi dicono: ma non vedo perché me lo benda. No, perché se vede, tale che la legge lo considera come non visione, ma la clinica lo considera come occhio che vede, bisogna bendarlo. A questi esami, allora, questi esami sono esami legali, vanno a dare cosa? Non a dare ad offrire una risposta clinica, ma danno una valutazione di estensione. Quindi il paziente, essendo un atto amministrativo, deve essere identificato tramite un documento di identità valido, che può essere appunto la patente, ma deve essere ancora in corso di validità, carta d'identità o quant'altro. In Veneto è obbligatorio, ma anche qui ho visto che comincia a essere obbligatorio, bisogna un documento di identificazione valido, questo è quello che bisogna scrivere. Alcuni casi, brevemente, vi dico proprio per testimoniare quello che vi ho detto, ho avuto... ecco, sì, caso 2 perché ne ho tolte alcune. Ho avuto un paziente con una miopia elevata di 15 diottrie in un occhio. Questo occhio corretto con le 15 diottrie aveva 8 decimi, quindi la lente a contatto sicuramente. L'altro occhio sinistro con la correzione di un meno 12 aveva un ventesimo, non migliorabile, ok? E quindi non vede un decimo, perché un ventesimo è peggio. È un paziente monocolo, è questo. E quindi, come vi ho detto, nel paziente monocolo, anche se non ha problemi di diabete, ma è solo monocolo da sempre, il campo visivo è obbligatorio, viene chiesto e va fatto. Questo campo visivo ha come estensione, era nella norma, ma nella zona di interessamento del nervo ottico, che è una zona scura, cieca, che viene proposta ed è presente solo nel campo visivo fatto con un occhio, era molto dilatato e quindi andava entro i 30 gradi a dare qualche difetto. Vi dico una cosa, il miope ha per natura questo ingrandimento della testa del nervo ottico, perché l'occhio di miope ce l'ha. In questo caso la commissione aveva escluso questo paziente dalla guida, in realtà gli ho fatto fare ricorso, perché? Perché essendo una caratteristica del miope elevato, se questo succede è da considerarsi una caratteristica, quindi va a dare dei difetti entro i 30 gradi, devono essere lievi però, legati solo a questo ingrandimento della cosiddetta macchia cieca. Quindi tenete presente che in un miope elevato ci può essere questo. Il medico in genere ce lo sa e quindi la descrizione viene passata, ma qualche commissione può appunto considerarlo come un difetto, in realtà è proprio del miope. Questo è importante. Nel glaucoma, allora, un altro paziente con glaucoma cronico afachico vuol dire che non ho il cristallino. Una volta i cristallini, se erano miopi elevati, c'erano altri problemi, non si mettevano, perché si correggeva la miopia togliendo il cristallino. Si presenta per eseguire un esame campimetrico, quindi un campo visivo, per seguire la patologia. E un esame campimetrico per il rinnovo della patente. Con l'occhio destro, con la correzione minima, vedeva 9 decimi. Con l'occhio sinistro, con un più 20 sfera, quindi con la correzione sua, vedeva 5 decimi. Però non possiamo dare mai un occhiale più 1 più 20, se no uno va, non riesce non solo a guidare, riesce neanche a camminare. Quindi deve essere data una correzione sottostimata idonea affinché possa portare quell'occhiale. 3 decimi, 3 diottrie. Però la valutazione dei decimi, in questo caso, non è da fare con i più 20, ma è da fare con quello che lui porta normalmente.
quindi di più 3, e con quello vedeva un decimo, quindi il paziente deve considerare monocolo, in questo caso praticamente idoneo perché vede nell'occhio dominante 9 decimi. Quindi attenzione, perché la valutazione dei decimi va fatta sempre con l'eventuale occhiale che porto e non con la correzione che ho di mio se questa è molto elevata e diciamo molto diversa dall'occhio migliore. Un altro caso, questo è bello, questo è un paziente che da sempre è stato praticamente monocolo. Perché? Perché con il meno 12 sfera lui vedeva un decimo e 9 decimi, quindi un'ambliopia, però un'ambliopia relativa. L'abbiamo operato di miopia con il laser, che è un LASIK particolare, che si è indicato nelle alte miopie, e la nuova situazione è venuta. Non ha più nell'occhio destro, vedete, meno 12 di miopia, ha meno 4. E con questa nuova correzione vede un po' di più, vede 4 decimi. Nell'altro mantiene i 9 decimi che aveva già con 8 cediotrie. In questo caso il paziente, questo è importante, che da sempre è stato monocolo, avendo fatto questo intervento e avendo cambiato la miopia, l'acuità visiva è salita, ha superato con l'occhio peggiore i 2 decimi, in questo caso gli ha fatto fare la patente per diventare binocolo. E anche qui 6 mesi, perché deve abituarsi alla nuova condizione, per poterlo diventare. Quindi attenzione a tutte queste cose qua, perché sono importanti. Ho quasi finito, vi faccio vedere un pochino negli Stati Uniti chi è ipovedente come guida, perché negli Stati Uniti è l'unico paese al mondo che con questi particolari ausili si riesce a guidare. Perché? Perché fanno non solo un inquadramento clinico particolare, fanno una scuola guida particolare con questi ausili e hanno una normativa particolare. Con questi occhiali hanno un telescopio sopra, come vedete qui, se riuscite a vedere il mio mouse, penso, mi auguro di sì, che va a vedere, va ad ingrandire le persone, gli ostacoli centrali. Con la parte bassa e con questa parte qua hanno il campo visivo a loro disposizione. Qui si vede meglio. Quindi, solo negli Stati Uniti è possibile guidare con questi ausili perché hanno una normativa, che è fondamentale, se no non si può fare niente, e hanno un training particolare verso questi pazienti. In Italia qualcosa esiste, non così. Allora, io sono stato tra gli ipovedenti, come vi ho detto, l'unico in Italia a aver ridato 7 patenti. Io non faccio visite a queste persone, vi dico caldamente questo messaggio, non deve passare in questo modo, non faccio visite per recupero delle patenti, ma in alcuni casi è successo. Vedete, in 22 anni che mi occupo di ipovisione, 7. Perché? Perché io gli ho dato il mezzo, ma di loro paziente hanno messo la straordinaria e la straordinaria veramente recupero e plasticità. Sono questi occhiali che sono normali, che hanno incorporato questo canocchiale che servono per migliorare l'autonomia in un paziente con la maculopatia. Ok, questo è l'obiettivo che io do. Ma se il paziente poi sviluppa dei canali sensoriali particolari, ha un certo tipo di situazione tale che è solo quel paziente che determina, non si può determinare ad ampio spettro, ho avuto questi pazienti che, avendo un occhiale normale, perché hanno un canocchiale interno, ma si presentano normali, quindi legalmente sono validi, pur avendo questo canocchiale interno, hanno ridato la patente perché da un decimo a un decimo hanno riavuto i 7 decimi cumulativi, mantenuti e tuttora guidano. E sono questi. Questi sono gli occhiali che hanno un canocchiale con i filtri solari sopra applicabili. Però, ripeto, il messaggio che passa è si fanno per migliorare l'autonomia se poi viene la patente, ma non li faccio tuttora come obiettivo della patente. Il futuro, ma c'è già qualcosa, però anche lì sono le macchine che guideranno da sole. E con questo concludo, ma l'importante di tutto questo, avere cura della vista, avere cura di far per bene le cose e poi ottenere una cosa. C'è un'ultima slide che secondo me è bella e importante, perché se non si ha cura di questo, noi abbiamo una situazione di questo tipo che è meglio evitare. E con questo io ringrazio, nella speranza di essere stato chiaro, a disposizione per domande. So che l'argomento è un po' particolare.